Buona domenica a tutti, prepariamo il pranzo domenicale, abbiamo degli hamburger, della carne trita, delle uova, formaggio grattugiato, panna e pasta, della passata di pomodoro e del vino bianco. Vediamo quello che possiamo fare. Qui abbiamo i nostri ingredienti, i nostri hamburger, la carne trita, la pasta, le uova, il formaggio, la panna, il pomodoro e il nostro vino bianco. Iniziamo subito a mettere su un ragù. Sto sminuzzando le carote, le ho tagliate a metà e ancora una volta a metà. Adesso le taglio a quadrettini sottilissimi. Lo stesso faccio con la cipolla, la taglio a metà, la inizio a tagliare a fettine, giro e taglio ancora a fettine. Taglio ancora a fettine per avere questi quadrettini piccolissimi come le carote. Faccio soffriggere con un po' di olio d'oliva, aggiungo la carne trita e la porto e la faccio colorare bene bene, sfumo col vino bianco e lascio asciugare quasi del tutto il vino bianco. Intanto vi facciamo rosolare carote e cipolla, accendiamo il forno, prendiamo una teglia e mettiamo gli hamburger. Non vogliamo stare qua 10 ore a cucinare, sarà impegnato un fuoco di meno e non dovremo pensare a farli 2-3 alla volta. Quindi carta forno, teglia, mettiamo in teglia e accendiamo il forno, 220 gradi. Hamburger nella teglia, carta forno, mettiamo un po' di sale, sporchiamo di meno e un impegno in meno, il risultato finale sarà sicuramente delizioso. Iniziamo a fare il sugo e quando il nostro forno sarà caldo tra una decina di minuti metteremo i nostri hamburger a cuocere in forno circa un quarto d'ora a temperatura già elevata, 220 gradi. Il nostro soffritto è bello dorato, possiamo aggiungere la nostra carne trita. Abbiamo aggiunto la nostra carne trita, mescoliamo bene, lasciamo colorare bene la nostra carne. Stiamo utilizzando 500 g di carne trita, due carote, una cipolla, del vino bianco per sfumare, del sale, quantità di pomodoro, userò una bottiglia di salsa di pomodoro. Cottura lascerò cuocere per circa 1 ora e 20 minuti, controllando di tanto in tanto. Do una mescolatina, la mia carne ha un bel colore, alzo la fiamma a palla, sfumo con circa mezzo bicchiere di vino bianco
e faccio continuare la cottura della carne per circa 10 minuti, giusto il tempo di sfumare bene la carne. Aggiungo il mio pomodoro e lo lascerò cuocere ancora un'oretta, quindi ci vorrà circa un'oretta e 20 per preparare questo nostro ragù. Un quarto d'ora servirà per gli hamburger, quindi tra poco accendiamo il forno, mettiamo la pentola dell'acqua su, lavorazione totale sarà circa un'oretta e mezza per preparare questo pranzetto. Abbiamo aggiunto il pomodoro, risciacquo effettuato con successo, lasciamo cuocere il nostro sughetto. Questa quarantena mi è costata 10 kg, mi sono pesato l'altro giorno e la bilancia mi ha detto una parolaccia, lasciamo stare, non si può dire in pubblico, però questa quarantena mi è costata 10 kg, anzi 13 kg tondi, che adesso dobbiamo perdere assolutamente. Torniamo a noi, prendiamo un contenitore, apriamo le uova e le mettiamo qui dentro. Otto uova, due, tre pizzichi di sale, 10-15 grammi di formaggio, un brick di panna piccolino. Panna per cucina, divertiamoci a sbattere le uova. Le facciamo come delle semplici frittatine. Padella sul fuoco. Imburriamo per appena la teglia, basta mettere una noce di burro qui sulla forchetta e passiamo appena appena i bordi della nostra padella e la base. Prendiamo il nostro materiale, un mestolino scarso, ce ne vuole ancora un po', poi dipende dal diametro della padella che fate voi. Io qua ne ho utilizzato alla fine 1-1. E un pochettino cuociamo la nostra frittatina con la panna, ci vorranno circa 2-3 minuti. Metto anche gli hamburger in forno, eccoli qua, apro il forno e li metto in forno, e anche questo è fatto. Adesso cercheremo di chiudere la nostra di non girare la nostra frittatina, ma di chiuderla tipo a panzerotto. Quindi prendiamo un pochettino di grana, lo mettiamo qui, con una spatolina cerchiamo di non fare danni e di, ecco qua, di fare una roba del genere. Non dobbiamo essere dei geometri, basta che la chiudiamo un po', anche che rimane il sorriso, ben venga. La prossima cercheremo di farla più chiusa per non andare a rompere la nostra. Giriamo tutto, lasciamo cuocere ancora qualche secondo. E mettiamo in un piatto con un tovagliolino Scottex. Ok. Anche il giro di boa, semplicissimo. Passiamo appena appena un po' di burro in questo modo con la nostra forchetta.
un mestolino di uovo e panna e facciamo lo stesso lavoro. A questa aggiungiamo due belle sottilette, potete mettere quello che volete, anche del prosciutto cotto, c'è chi ci mette anche la marmellata, non è il nostro caso. Facciamo fare il solito saltello alla nostra frittatina per fare il sorriso e dopo ne facciamo ancora uno, visto che abbiamo la sottiletta da quest'altra parte. Basta tenere un attimino con la forchetta e lei rimane qui. Semplice il gioco, carino il risultato, come potete vedere, e metto sempre in un piatto. Ultimo giro di boa e la gioco tutta, e chi si è visto si è visto. Un pochettino di parmigiano, visto che questa è più grande, due forchettine, e cerchiamo di fare il nostro panzerottone. Ciò che è riuscito, controlliamo gli hamburger e iniziamo a buttare la pasta. Hai visto che è arrivato anche il sughetto? Guardate che bel coloretto che ha, colorito, coloretto, insomma, hanno inventato Petaloso, abbiamo inventato coloretto. Vediamo se ce lo mettono anche a noi sul nuovo vocabolario. Insomma, questa comunque è poesia. Ed anche il mio piatto di pasta è pronto. Per oggi ce la siamo cavata. Abbiamo fatto i nostri hamburger al forno, le nostre frittatine al formaggio e con le sottilette. L'uovo l'abbiamo fatto con la panna per dare ancora più sapore alle nostre frittatine, assolutamente da provare. Provare non costa niente, un po' di panna e qualche uovo. Questo è il nostro piatto di pasta, vi auguro una buona domenica a tutti e grazie mille. Io per oggi me la mangio e da domani mi metto a dieta, più
13 kg. Mannaggia la miseria. Ciao ragazzi.